Ben ritrovati in questa rubrica dedicata ai tabacchi. Oggi andiamo a vedere questo tabacco qui, lo Skipper Tabac Special. Ve l'avevo già portato in un altro video dedicato al tabacco per l'autunno, ma oggi andiamo a vederlo nel dettaglio. Avete sempre la linguetta classica dei sacchetti, l'apertura però qua è diversa. L'apertura è verso l'alto. Come vi avevo detto nell'altro video, ve lo ripeto anche qui, io ho acquistato due confezioni di questo tabacco e non ne ho acquistato un'altra perché non l'ho trovato, non perché non lo volevo acquistare. E all'interno della confezione il tabacco si presenta così, in tutte le due confezioni. Quindi io non so se è realmente in questa maniera qui oppure no. Comunque, adesso non parliamo di questo tabacco. Andiamo a chiuderlo, la confezione è da 50 grammi. All'interno della confezione vi è del Virginia Orange, del Barley indurito, del Kentucky curato a fuoco e poi mescolato, e non viene specificato nient'altro, come vi dicevo. È una ricetta, da quello che si legge nei vari forum e nei vari siti internet, molto antica, però non vi è un accenno storico. Quando lo andiamo a caricare, come io non lo so, se l'avete trovato morbido, forse è più facile da caricare. Trovandolo così, lo andate a tagliare col coltello o lo sminuzzate a mano, ma è molto duro. Non so se avete visto in video, ma è veramente molto duro, quindi dovete andare a io l'ho tagliato col coltello. Lo andate a caricare in pipa e avrete un taglio molto sottile, quindi bisogna stare attenti alla combustione perché sicuramente brucia molto rapidamente. Ma se lo riuscite a gustare, che non lo fate scaldare troppo e così via, avrete un gusto abbastanza, soprattutto nelle prime fasi di fumata. In fase di fumata praticamente richiama molto il cioccolato quel sapore di nocciola tostata, potrebbe richiamare un pochino le note del caffè in fase di tostatura o di uscita dalla macchinetta, quindi quell'aroma un pochino particolare. E una cosa invece che richiama veramente moltissimo, che vi dà proprio quando lo sentite all'odore che fuoriesce dalla pipa, l'odore delle bancarelle, quando fanno il caramello, quelle cose lì. È un buon sapore, un buon odore rilascia, ma è un tabacco un pochino particolare, quindi ve lo consiglio perché va assolutamente provato. Se lo trovate, acquistatelo e provatelo, poi mi dite anche voi qua sotto nei commenti se l'avete trovato più umido o meno umido, così se lo trovate meno umido, meno duro del mio, lo cercherò perché io lo sto cercando in varie tabaccherie, ma qua non lo sto trovando da nessuna parte. Quindi se lo trovavo più umido, lo volevo provare più umido perché questo mi sembra come se fosse stato umido in busta, ma è rimasto lì per troppo tempo e si è seccato. Sembrerebbe una cosa del genere. Poi non lo so se viene prodotto proprio così. Cosa vi volevo dire? L'unica accortezza in fase di fumata è sempre la solita, perché essendo molto secco avete problemi che potrebbe surriscaldarsi. Però è talmente tanto particolare in fase di fumata e talmente tanto particolare al tatto e alla vista che secondo me va provato. Quindi non vi posso dire altro su questo tabacco perché non ho trovato veramente niente su questo tabacco, pochissime informazioni anche nei vari social. Ho provato a chiedere in varie tabaccherie, anche lì non mi sanno dire nient'altro, quindi vi do proprio le uniche sensazioni che ho provato io in fase di fumata, quindi bisogna stare attenti in fase di fumata perché, come avete visto, è molto secco, quindi brucia molto velocemente, però l'aroma è abbastanza particolare da dire ne acquisto un altro da provare. Quindi ve lo consiglio, provatelo perché è veramente molto particolare, un tabacco così particolare è difficile da trovare. Un saluto e a un prossimo video, ciao ragazzi!